Ciao ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo tutorial. Allora, oggi non sono sulla batteria, ma non perché sono pigro e non voglio fare niente. Oggi voglio introdurre un nuovo tutorial che poi col tempo vi pubblicherò e insieme vedremo appunto l'utilità di questi tutorial. Allora, parleremo di solfeggio ritmico. Alzi la mano chi non sa che cos'è il solfeggio ritmico. Ok, vedo che qualcuno in effetti non conosce il solfeggio ritmico. Meno male allora che sto facendo questo tutorial. Allora, innanzitutto armiamoci di una cosa ben importante che servirà, che è un bel metronomo. Allora, potete avere un metronomo digitale, lo potete scaricare direttamente sul computer o anche sul telefonino. Io oggi, visto che nel cercare ho trovato una cosa interessante, se così si può dire, vi presento il metronome, ok? Allora, lui sta funzionando, ma è senza volume, perché in effetti non so come si spegne. Però, vabbè, comunque il metronome, magari può essere una cosa simpatica anche per invogliare i più piccolini ad affrontare questo discorso. Parlando di solfeggio ritmico, allora vi ricordo intanto che qui sotto, come sempre, trovate il PDF da scaricare. Allora, tac, eccolo qua. Prima parte del nostro PDF. Allora, valore delle note relative pause. Ok? Intanto facciamo una piccola analisi di quello che è il solfeggio ritmico e a cosa può servire. Spesso, e penso che a tutti sarà capitato, quando suoniamo una canzone, nel nostro caso, quando ascoltiamo il batterista e un brano e cerchiamo di capire cosa veramente suona in questo brano, ci chiediamo: ma cosa in effetti sta suonando? Allora, saper solfeggiare ti porta poi col tempo a capire anche quello che il batterista, nel nostro caso logicamente, suona. Quindi le varie figure che può suonare, dalle sestine, quartine di sedicesimi e via dicendo. Ok, oltre a saper solfeggiare, è importante poi appunto allenare l'orecchio ad ascoltare e a percepire queste figure che andremo poi ad analizzare. Allora, nella prima pagina noi abbiamo appunto il valore delle note e le relative pause. Sopra ogni riga troviamo sempre 1 e 2 e. Questo qui sarà il nostro metodo di conteggio. Certo, poi lo andiamo ad applicare sul metronomo e capiamo come funziona. Prima nota è un 4 quarti, quindi ha come valore tutta quella misura lì. Logicamente noi la solfeggeremo con quel valore. Se dovessimo suonarla su rullante, la nostra nota suonerebbe o comunque si sentirebbe solo ed esclusivamente sull'1. Allora, proviamo a solfeggiare la prima misura, quella nota da 4 quarti. Ci possiamo, oltre che col metronomo, aiutare con le nostre mani. Il quarto, in questo caso l'1, 2, il 3 e il 4, battiamo la mano. E il levare, quindi in questo caso la nostra E, portiamo la mano in alto. Saranno due movimenti che dividono il nostro quarto. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Ok, ci siamo? Molto semplice. Adesso proviamo a solfeggiare quella nota di 4 quarti. Quindi inizierà a suonare in questo caso sull'1 e finirà sulla E del 4. Ok? Questa è una nota di 4 quarti. Seconda riga, prima misura della seconda riga, due note da 2 quarti. Ci siamo? Prima misura della terza riga, quattro note dello stesso valore di un quarto. Quarta riga, prima misura, tutte note del valore di un ottavo. Ultima riga, la prima misura, tutte note da sedicesimo, quindi ogni quarto avrà quattro note dello stesso valore. In questo caso, per ogni movimento, dovremo contare due note, quindi è ta
Ok? Adesso nel contesto è molto semplice. Quando poi vedremo un po' di figure, allora le analizzeremo meglio. Adesso direi di prendere il nostro metronomo, farlo cantare e vedere che cosa succede. Allora, direi che per oggi analizziamo bene questa prima pagina, ok? Poi nel prossimo video vi darò già un paio di letture da poter studiare. Facciamo parlare il nostro metronomo, scusate, vedete che adesso si è tappato l'orecchio, quindi non sente. Allora, mettiamo una velocità di 50, secondo me per adesso potrebbe già andare bene. Stappiamo l'orecchio al metronomo e vediamo cosa salta fuori. Ok, vedete in questo caso stia già suonando un metronomo in 4 quarti, quindi primo colpo accentato e dopodiché tre colpi normali. Ting, pa, pa. Ok, noi prendiamo come riferimento proprio questo metronomo. Ok, prima misura. 3 e via. Ta. 4 quarti. Seconda misura. 3 e via. Ta, terza riga, prima misura. 3 e via. Ta, quarta riga, prima misura. 3 e via, ta 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 ta. Ultima riga, sempre prima misura. 3 e via, ta 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 ta. Ok, allora tappiamo le orecchie al nostro metronomo, facciamolo sparire. Io direi che vi potete concentrare assolutamente su queste parti qua. Magari io adesso ho provato a 50 bpm, potete anche inizialmente portarlo anche a 40 o anche meno, o addirittura inizialmente potete anche aiutarvi solo con le mani. Importante che i movimenti siano ben precisi. Allora, per quanto riguarda le pause, invece, quando noi contiamo le pause, non facciamo altro che sul tempo contare proprio 1, 2, 3 e 4. Se dobbiamo fare come nella quarta riga una pausa di un ottavo, ok? E poi lo vedremo nel dettaglio quando ci capiterà l'esercizio dove si usa questa pausa. Canteremo un, non uno. Uno è la pausa di un quarto, quindi uno. Invece, se noi mettiamo una pausa di un ottavo e il secondo ottavo c'è una nota, faremo unta. Per le pause, ora non preoccupatevi più di tanto, le vedremo nel dettaglio quando ci capiterà. Allora, per 2 o 3 giorni concentratevi su questa parte, analizzate bene ogni divisione, cercate di imparare a solfeggiare le singole divisioni, poi nei prossimi giorni vi pubblicherò 1 o 2 letture in cui vedremo diverse figure nuove. Se avete domande, se avete curiosità o delle richieste specifiche, scrivetemelo pure nei commenti, dopodiché vi risponderò, spero, in breve tempo. Spero di essere stato abbastanza chiaro in questo primo video, insomma, di avervi dato un po' un'infarinatura di quello che è il solfeggio ritmico. Ci vediamo giusto tra 2 o 3 giorni con i primi esercizi. Da Merk e metronomo, che lo strappiamo un attimo. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi!